Salve ragazzi, buona giornata a tutti, è Andrea Bruno che vi parla. Come al solito parleremo in questa puntata radiofonica di un tema di grandissima attualità. Il tema di grandissima attualità di quest'oggi è il prelievo forzato, coatto, da parte dei tedeschi, voluto soprattutto dai tedeschi, anzi sono loro gli artefici di questo misfatto, sui conti correnti dei risparmiatori dell'isola di Cipro, dalla parte quella, diciamo, quella greca. Questo qui è un sopruso. Noi sappiamo che in questo momento ci troviamo una Germania che sta avendo un ruolo di egemonia geopolitica all'interno della comunità europea, una Germania che nonostante non abbia le carte in regola, non ne abbia i connotati, perché la Germania è messa malissimo dal punto di vista economico, le sue banche di fatto sono banche già fallite, sono il morto che tenta di uscire dalla tomba, la Germania si permette il lusso di dettare legge e di incutere terrore negli altri stati europei che, se si va a tirare le somme, non sono messi peggio della Germania. Noi parliamo dell'affronto che ha fatto la Germania non solo dei ciprioti, ma ha fatto un affronto anche nei confronti della Grecia, ha fatto un affronto anche nei confronti dell'Irlanda e ha fatto un affronto nei confronti anche della Russia. La Russia, chiaramente, essendo governata da un presidente che ha le palle, ha tirato fuori le palle e si sta facendo valere i propri diritti. Questa mattina all'alba ha mandato dinanzi alle coste cipriote 5 navi, 2 corazzate a portata di tiro di cannone. Il ministro delle finanze cipriota si è subito recato a Mosca, al Cremlino, dove è stato convocato per dare delle spiegazioni, perché sui conti correnti ciprioti ci sono anche i soldi dei russi. Ci sono i soldi dei russi e, guarda caso, a Putin danno a cuore gli interessi dei propri connazionali. Sulle banche di Cipro ci sono anche i soldi di italiani, guarda caso agli italiani non gliene frega un cazzo nessuno. Ecco, questo diciamo è un po' un quadro generale, vi ho introdotto un po' il tema che sarà la puntata di oggi. Passo a questo punto la parola a Domine Dio, il nostro opinionista, specialista dei fatti concernenti soprattutto gli avvenimenti di politica internazionale all'interno dell'Europa, ivi compresi i fatti riguardanti la Russia. Domine Dio, a te la parola. Quindi, da quello che vedo io, questo fatto, questa tassa su depositi equivale all'invasione nazista della Polonia, a uno stesso identico risultato. Perché? Perché diciamo che il vero problema d'Europa sono le banche tedesche, oggi come allora. Le banche tedesche stanno affondando perché sono la voragine con la banca intorno, perché sono esposte verso, hanno sbagliato investimenti, sono guidate da una massa di incompetenti e stanno cercando, insomma, disperatamente di recuperare più soldi possibili alle spese dei cittadini normali. Che senso ha mettere una tassa del 15%? Ma poi se la vogliono mettere, perché non la mettono sui cittadini tedeschi? Sì, infatti, perché quelli sono i crediti non pagati, sono un problema tedesco. Cioè, se io ho un'impresa, non mi paga il credito un cliente, il problema è il mio, non è che il problema nazionale sono i depositi dei suoi cittadini, che per la legge europea sono assicurati fino a 100.000 euro. Poi, tra le altre cose, da quello che mi risulta, non so se è vero, però mi sono capitate fra le mani delle veline con dei dati molto attendibili. La Germania non contabilizza tutte le minusvalenze, per cui il debito pubblico non è comprensivo di tutte le voci. Esatto, la Germania non contabilizza il passivo che le derivava dai debiti dell'ex Germania Est. Quindi, se fossero contabilizzati, noi a questo punto ci troveremmo con una Germania esposta per un 160% del PIL. Quindi la Germania oltretutto fa pure un falso in bilancio, manifesta un'alta percentuale di, come al solito, neoimperialismo, e come al solito mantiene solo quelli che sono i suoi interessi, l'interesse a non arrivare in Germania, la crisi a non arrivare in Germania. Vediamo il loro comportamento. Il loro comportamento, oggi come allora contrastato dai russi, è sempre stato quello che debbano pagare per tutti. Vediamo brevemente la storia. Prima della Germania ci sono stati i casi lettone e il caso irlandese. Una bolla economica scoppiata, le banche esposte verso le tedesche, esposte verso la bolla economica immobiliare sia in Lettonia che in Irlanda. Che cosa, qual è stato il comportamento tedesco? Innanzitutto hanno corrotto gli ufficiali, perché ricordiamo che l'ex primo ministro irlandese Brian Cowen è sotto inchiesta perché sembra abbia ricevuto dei soldi da Commerzbank. Tra altre cose, Commerzbank proprio oggi andava a dire, per mezzo di Jörg Kramer, che anche l'Italia deve pagare, ovvero i cittadini italiani dovrebbero pagare di
tasca propria il 15% dei propri depositi bancari per andare a finire nelle casse della Germania. E questo è molto grave, visto che sta questa proposta qui sta avvenendo da parte di un istituto bancario, anzi di tutto un sistema bancario che di fatto è fallito, e a questo punto stiamo assistendo alla persona che sta affogando, e quando è lì che affoga si aggrappa anche a chi magari sta meglio di lui e lo tira a fondo anche quell'altro. Sì, sì, esatto, perché se vediamo quello che è successo in Lettonia, quello che è successo in Irlanda e quello che sta succedendo adesso a Cipro, loro cosa fanno? Corrompono ufficiali di governo per tirare giù, per ricevere il pagamento dei soldi dati a un soggetto privato. Quindi questa è una palese violazione, un debito odioso, è un debito assolutamente contestabile. Però i tedeschi, loro non sanno una cosa, che nel nostro governo i nostri italiani, le nostre istituzioni non sono corrompibili, perché noi all'interno abbiamo delle persone serie che non accettano la corruzione, la ripudiano con forza, e perché hanno un grande senso del dovere. L'Italia non è a rischio perché nell'Italia abbiamo dei personaggi che non sono i fricchettoni dell'Europa del Nord. Noi abbiamo uomini con le palle, uomini di parola che difenderanno a spada tratta i cittadini italiani, come questo ci ha insegnato la storia. Sì, infatti noi siamo ancora, attualmente l'Europa si trova nella situazione del Regno delle Due Sicilie. Prima dell'arrivo dei Garibaldi c'è stata una corruzione generalizzata di tutti gli ufficiali di governo, prima dello sbarco di Garibaldi. L'unico ordine che fu dato allora a Garibaldi da Cavour fu: distruggi tutte le attività produttive. Questa cosa sta accadendo anche adesso, e in Italia nessuno se ne rende conto che noi fra 100 anni i nostri discendenti riusciranno a leggere sui libri di storia che l'Italia era un paese sottosviluppato, che l'Italia non aveva strade, che i tedeschi sono venuti a loro liberarci. Se questi massa di criminali non si fermano, sarà peggio, rischiamo di fare. Guardiamo adesso come l'ex regno delle Due Sicilie e come era 150 anni fa. 150 anni fa Napoli era una capitale sviluppata, la terza città d'Europa. Adesso è il regno della monnezza. Adesso fra 150 anni sarà così. Vogliono levare tutto. Sono una massa, sono sempre i soliti imperialisti. Purtroppo mi viene da dire che gli americani e gli inglesi non concessero a Stalin di smembrarla totalmente e di disperdere i suoi cittadini nella parte opposta asiatica, perché l'idea originaria di Stalin qual era? Era di mandarli in Kirghizia. Sì, esatto, era di mandarli, per punirli per aver organizzato la guerra, era di mandarli in Kirghizia, di fare delle colonie tedesche, diciamo, in Kirghizia, in modo da tenerli sempre più lontani dai centri dei confini. E come al solito Stalin aveva ragione. Stalin, c'è anche da dire che è il più grande statista degli ultimi 150 anni su tanti punti di vista, soprattutto per quello che riguarda il pugno di ferro che è riuscito a tenere in un posto dove tu lo governi solamente con la brutalità. Sì, esatto, ma la cosa che ha visto, la cosa interessante di Stalin è che vide, nel senso, in base ai suoi scritti, a Yalta, quando si accordò con gli altri, lui disse che in maniera molto chiara che il vero pericolo erano i tedeschi e la loro propensione a farsi guidare da dei folli, dalla loro DAE, perché a loro non piaceva se non dei folli. Quindi l'unico modo, disse, qual era? Era costruire in Russia, diciamo, un oblast tedesco sulla stregua dell'oblast ebreo, in cui lontano in Asia avrebbero potuto trovarsi in una situazione in cui non creavano disastri. Tra le cose, ipoteticamente si trovavano uno accanto all'altro, l'oblast ebreo rimaneva esattamente a fianco, un po' più spostato a destra rispetto a quello tedesco che incacciavano in Kirghizia. Sì, rimanevano vicini di casa. Diciamo che Stalin, 60 anni dopo, possiamo dire chiaramente che la sua proposta di Stalin era l'unica proposta sensata. Purtroppo fu costretto a mantenere la Repubblica Democratica Tedesca, a una spartizione differente, però l'unica proposta sensata, perché vediamo quello che è successo. Si sono riuniti e cosa fanno? Vogliono affamare la popolazione, perché piuttosto che toccare le loro banche vogliono affamare la popolazione europea. Questo è quello che succede. Se le loro banche sono fallite, è giusto che falliscano, che cazzo gliene frega la gente europea. Poi non riesco a capire come mai l'Italia non ha preso nessuna opposizione, nessuno ha detto niente. Perché i nostri ufficiali di governo sono come era il generale Lanza delle Due Sicilie all'arrivo di Garibaldi. Avevano preso dei soldi per arrendersi senza combattere. No, i nostri capoccioni, che così sembrerebbe gente indecerima, gente incorruttibile,
alla fine si sono resi dinanzi al nemico tedesco. Invasore, a quello che possiamo tranquillamente definire il nemico invasore. I russi oggi... Putin subito ha reagito però, i russi che essenzialmente sono al di fuori dei giochi all'interno dell'Europa, però Putin stamattina è stato chiaro, ha detto voi non potete permettervi di prendere delle decisioni di questa portata lasciando fuori la Russia e ci ha mandato 5 navi a tiro di cannone davanti all'isola. Ci ha fatto, penso che abbia fatto bene. Personalmente penso, ricordiamo anche che Putin ha un trattato d'alleanza militare stipulato anche con i turchi. Sì, sì, ma infatti c'è anche il rischio che lui 4 colpi di salve per farli cagare in mano glieli tira anche, giusto per consegnare anche l'altra metà dell'isola ai turchi, perché c'è una chiaro. Consideriamo pure che esistono, a meno da miei contatti che riguardano un altro ufficiale militare russo che è di stanza in Siria, parlando con lui mi è stato detto ampiamente che loro che hanno ricevuto dispaccio da Mosca in caso di negoziazione in cui si dice siate pronti nel caso di un nostro ordine di fallimento delle negoziazioni, siamo pronti a entrare a sbarcare a Cipro. Il governo turco cipriota è pronto a fornire assistenza. Quindi parliamoci chiaro, insomma, questa è una situazione molto complicata. Chi ci ha messo in questa situazione? Le banche tedesche. Il presidente di Commerzbank, questa stregua lo possiamo ampiamente definire, in base alle mie modeste opinioni, visto quello che sta succedendo, un criminale di guerra, perché per riprendere i soldi questa persona vuole fare il disposto a far scoppiare una guerra con la Russia. E se scoppiasse una guerra con la Russia, io sarò dalla parte dei russi. Perché guarda, secondo me, se ti devo dire come la penso io, Putin qualche sommergibile atomico lo doveva mandare anche davanti alle coste della Germania. Ma io sono convinto pure io a mettere delle navi a largo, nel senso una distruzione del porto d'Amburgo in maniera... Sì, una bella scoppiettata, così almeno la piantano di rompere i coglioni. Sì, esatto, questo credersi razza superiore, ma razza superiore ma di che? Questo credersi, questo loro credo hitleriano ancora imperialista con queste elite e questa capacità. Comunque hanno annunciato oggi che i prossimi saranno l'Italia, perché qui parliamo, visto che poi alla fin fine è Commerzbank che lancia le sibille, lancia i segnali per far capire dove andare ad attaccare, e i prossimi, l'hanno detto, saranno gli italiani. Esatto, e la cosa che mi fa ridere è che nessuno in Italia si dichiara pronto a agire, e lì perché anche la popolazione è anestetizzata a questo attacco militare, quando bisogna proprio agire e agire anche in maniera brutale per difendere i nostri interessi e dire basta alla Germania, basta al mondo tedesco. Se stanno facendo, la guerra è già iniziata, stanno facendo una guerra finanziaria ai danni degli altri membri della comunità europea, tant'è che volutamente loro, per sanare la loro economia, per abbassare quello che è lo spread, hanno venduto di botto per esempio i titoli di Stato italiani. Già se avessimo avuto un governo serio, non una persona asservita alla Germania come Mario Monti a capo del governo, dice tu vendi benissimo, io domani arrivo il sequestro tutti i soldi di tutti i cittadini tedeschi in Italia. Ma Mario Monti è un altro cretino che alla fine fa gli interessi loro, lui è un infiltrato dentro. Cosa pensi? Mario Monti è dentro per fare gli interessi miei, tuoi, di te? No, che c'è? No, ma lui è il curatore fallimentare delle banche tedesche, è chiaro. Lui è assolutamente il curatore fallimentare delle banche tedesche, una persona che è chiaramente un traditore del governo italiano. Lui, assieme a Berlusconi, assieme a Prodi, assieme a Visco, che ha volutamente dichiarato che il nostro obiettivo di entrare nell'euro era di vendere il paese alla Germania. Visco fece questa confessione pure. Napoletano a Monti lo ha fatto anche senatore a vita per meriti che essenzialmente questi meriti nessuno è mai riuscito a capire. Sì, questo noi ci abbiamo, questo fanno parte di questi, sembrano, noi li abbiamo tutti, sembrano quei traditori del regno delle due Sicilie che vendettero il paese ai piemontesi. Oggi come allora noi ci troviamo di fronte dei traditori che stanno al governo, e oltre a essere questi traditori al governo ci stanno vendendo pesantemente. Che prospettive vedi per il futuro? La cosa che prospettiva che vedo io per l'Italia le vedo molto negative, perché se non si ha una reazione contro lo strapotere tedesco, e se anche nei nostri, diciamo, membri del Movimento 5 Stelle non iniziano a pensare che gli interessi che bisogna toccare sono quelli tedeschi, noi qua andiamo male, perché o facciamo, insomma, o reagiamo contro la Germania,
Germania. Guarda, se ti dico sinceramente come la penso io, e parlo anche in nome di attivista del movimento, il Movimento 5 Stelle in questo momento conta meno del 2 di picche, perché si è ingrandito troppo, ingrandendosi troppo all'interno ha tirato dentro anche cani e porci, per cui diciamo quella barriera che c'era inizialmente, perché di fatto creava il Movimento 5 Stelle come entità pensante e rinnovatora, tirando dentro anche gente che essenzialmente sono quelli che fino a ieri hanno votato Berlusconi, cioè il Movimento 5 Stelle al suo interno comincia un po' anche a perdere colpi, per cui io non vedo la possibilità all'interno di Movimento 5 Stelle di lanciare un segnale positivo in questa direzione, anche perché gli ultimi saltati sul carro non sanno assolutamente niente di economia ed egemonia geopolitica, non sanno un cavolo di sovranità monetaria e tantomeno non sanno niente dei problemi che attanagliano in questo momento i paesi della comunità europea, quelli messi un po' a sud, per cui ci troviamo ad avere l'unico movimento rinnovatore che sarebbe quello preposto a portare avanti delle riforme serie, è un movimento che comunque al suo interno ha perso molto di smalto, anche per il fatto, scusa, poi dopo ti do subito la parola, anche per il fatto perché la politica del movimento è che ognuno vale uno, questo è il suo slogan, ognuno vale uno vuol dire anche dare la parola, e quella vale come quella di tutti quanti, anche a una massa di ignoranti, di cretini, che assolutamente non sono in grado di avere una posizione per quello che riguarda i problemi generati dalla comunità europea, perché non ne hanno una cognizione, non ne hanno un... cioè per loro si sta parlando di problemi astratti, il loro problema è essenzialmente che non arrivano alla fine del mese, però da lì a capire nel concreto come mai non arrivano alla fine del mese e quali sono i meccanismi, e lì di strada ce n'è parecchia. A te la parola. Sì, poi secondo me, parliamoci chiaro, i cosiddetti votanti del Movimento 5 Stelle delusi dal centrodestra o delusi dal centrosinistra, chi sono in realtà? I delusi dal centrodestra sono quei pellegrini delusi dai Berlusconi perché non hanno visto la regolamentazione delle mignotte, e al centrosinistra sono gente, diciamo, cannata del centrosinistra, sono gente cannata, diciamo, delusi dal centrosinistra perché non ha legalizzato le droghe leggere. Quindi abbiamo questa componente purtroppo presente all'interno del movimento che mette due finte esigenze al centro rispetto a quella che è in realtà quelli che sono in realtà problemi più gravi. Io mi sono anche reso conto, se tu all'interno del movimento metti a votazione delle proposte su problemi concreti e che meriterebbero veramente una risoluzione, un qualche cosa che riesca a dare una sistemata, quei problemi lì, guarda caso, non gliene frega niente a nessuno, non hanno votazione di niente. L'uniche cose che votano all'interno del movimento, che hanno un certo consenso, un certo richiamo, sono tutti fatti che concernono la legalizzazione delle droghe leggere e delle mignotte. Si parla di droghe leggere e di mignotte, vedi che lì dentro un certo interesse c'è, la gente quelle proposte le votano, ma le altre cose invece un po' più serie non gliene frega niente a nessuno, gliene frega giusto a quella piccola percentuale di gente a cui stanno a cuore i problemi del nostro paese e che hanno anche le capacità cognitive di riuscire a fare un ragionamento che vada oltre al piatto di pasta sulla tavola. Sì, esatto, queste persone, cioè tu senti, è la stessa cosa che ho notato anche io, insomma, cioè quando senti parla di fumo o di mignotte, tu vedi insomma dico, questa qua, tutta sta massa di persone, sì facciamo una legge tedesca per le mignotte, e quando poi in realtà vuoi parlare, oppure per parlare, dice legalizziamo la marijuana, tutti quanti lì ti rispondono di sì. Se poi fai una proposta concernente le pensioni, concernente anche i sistemi attuativi per il reddito di cittadinanza, perché se tu il reddito di cittadinanza lo proponi, però non attui tutto un sistema sociale che crea un castelletto che stia in piedi, un costrutto che lo rende effettivo, e stiamo a questo punto parlando di niente, per cui certo. Diciamo, sarebbe da auspicarsi che la gente all'interno del movimento si interessi anche di questioni economiche e di questioni concrete. Adesso non so io quanti sanno che Putin oggi ha convocato d'urgenza al Cremlino il ministro della finanza cipriota e gli ha mandato 5 navi a largo a tiro di cannone. Queste cose qui nel movimento si sanno poche, perché effettivamente non stiamo né a parlare di Spinelli e tantomeno non stiamo a parlare di mignotte. Infatti questa è stata la cosa pazzesca, per cui
lui aver tirato sul carro del vincitore molta gente per raggiungere questo 25% è anche un danno che tutti quelli di vecchia data se ne stanno accorgendo e se ne stanno anche pentendo. A un certo punto, paradossalmente, era meglio tenersi un 7% di gente che effettivamente poteva avere un poteva apportare un qualche cosa di utile al movimento che tirare anche sulla ruota del carro tanta gente che fino a ieri votava Berlusconi oppure ha votato Chetto e quella gente lì ha votato Bossi o tutta gente che alla fin fine hanno affondato l'Italia. Esatto, io sono d'accordo con te, perché queste persone poi vediamo, se noi vediamo rispetto ai consensi avuti nelle elezioni, se non sbaglio del 2001, che parliamo dove c'era pure Veltroni a sfidare Berlusconi, vediamo che la somma dei due voti, dei due schieramenti, era circa il 70%. Adesso la somma dei due schieramenti è circa il 50%, quindi c'è sì, poi se si calcola che sono anche coalizioni, sono anche meno, anche il 40%, perché è vero che lo schieramento, al contrario che il Movimento 5 Stelle è partito unico, gli altri per fare quel valore percentuale hanno anche dentro tanti partitini di coalizioni che portano un piccolo apporto. Io mi riferisco alla coalizione in genere. Se noi vediamo, c'è ad esempio effettivamente un 20% di persone che hanno abbandonato i due poli principali, e questo 20% dove è finito naturalmente? Sul Movimento 5 Stelle. Di questo 20% diciamo troviamo dentro anche gente che i cosiddetti cani a porcia. Adesso io non voglio farmi gli interessi tuoi, però io mi confesso, non ho mai votato né D'Alema né Occhetto e né Berlusconi, il mio voto non l'ho mai dato a nessuno, perché io lo do solamente a chi se lo merita. Sì, no, ma infatti è la stessa identica cosa che ho fatto io, insomma, il voto va a chi se lo merita, alle persone serie e via. Però il fatto anche che noi abbiamo avuto, dico, tutto un discorso su un errore di fondo che per la fine, come su Grasso, che alla fin fine, vista anche l'inesperienza, ci poteva anche stare, perché siamo chiari, insomma, non è una cosa della massima importanza, e noi, secondo me, questa era è già un segno, una cosa ma il movimento già si sta sfasciando, cioè queste discussioni così strane che lasciano i propri dubbi. Poi esistono delle situazioni personali, oggettivamente il voto era segreto non solo per il Movimento 5 Stelle ma anche per gli altri, quindi nel senso sono valutazioni che magari possono essere state di fatto sbagliate, però sono state delle valutazioni che sul momento ci potevano stare, perché sono tutti capaci, insomma, a parlare col segno di voi. Però abbiamo tutta questa massa di cani arrabbiati che parano ma se vai adesso a una riunione del Movimento 5 Stelle di qualsiasi comune o a livello anche nazionale, c'è il rischio che accanto a te sieda magari uno che adesso batte i piedi per la liberalizzazione delle mignotte e ieri votava Berlusconi, e tutto lo trovi con la maglietta del Movimento 5 Stelle accanto. Sì, esatto, oppure uno che magari si fa di canne e però fino all'altro giorno votava di Fondazione o Partito Democratico una destra e una sinistra. Sì, ti ritrovi una destra e una sinistra e tu pensi, dici, ma com'è questa situazione? Perché è così? Cioè, noi che siamo, io che anche, diciamo, conoscenti, come che sono, diciamo, liberi pensatori, come un mio altro amico giornalista di blog che qui anche saluto, cioè abbiamo tutti notato questa cosa, insomma, che lo stesso mio amico, che si chiama fra l'altro Germano Miriti, ha scritto un articolo rivolto a Beppe Grillo, dice: guarda Beppe, visti la tipologia di gente che gira, dice, la democrazia è una grossa rottura di scatole. E oggettivamente è come non dargli torto sotto alcuni punti di vista, quindi siamo anche chiari a riguardo. Comunque, come possiamo dire, insomma, che la gente almeno dovrebbe interessarsi di più a questi fatti, anche perché qui corriamo il rischio, almeno da un punto di vista italiano, che nel giro di
due giorni scatti fuori il sequestro del 15% dei soldi detenuti. Ma lo hanno già annunciato, il bello è che lo hanno già, Commerzbank lo sta già dicendo. Lo sta già dicendo, Commerzbank controlla la Bundesbank che controlla la Banca Centrale Europea, quindi noi nel giro di 24 ore corriamo il rischio di avere un provvedimento segreto di notte in cui parte il sequestro di questi 15% dei soldi. Ok ragazzi, il nostro tempo a disposizione in questo momento è finito, esorto tutti a lottare affinché la Germania non ci metta sotto i piedi, dobbiamo combattere, dobbiamo far valere le nostre ragioni e dobbiamo prendere anche spunto da come agiscono i russi, non avere timore della Germania perché la Germania essenzialmente è un morto che parla, non dobbiamo aver paura di far valere le nostre ragioni, se qualcuno è messo male, è strozzato dai debiti e veramente non ne può più uscire e questi sono proprio i tedeschi e non è giusto che i tedeschi per salvarsi il loro culo minino la stabilità europea. La stabilità europea è un presupposto intrascendibile affinché regni la pace e armonia anche tra i nostri cugini vicini. Noi dobbiamo pensare che i greci sono nostri cugini, i ciprioti anche, gli spagnoli pure, cioè dobbiamo creare una unione europea che si basi sulla solidarietà e sulla fratellanza. Non è giusto dire morte tua, vita mia. Ecco, questo è un po' il messaggio che vi volevo dare, questo è anche stato il segno di questa trasmissione. Domine Dio, a te la parola per il saluto finale. Concordo con te Andrea in tutto quello che hai detto e soprattutto ricordo a tutti che di due guerre mondiali, entrambe le due guerre mondiali, sono state scatenate dai tedeschi. Questo vi faccia riflettere. E i tedeschi mi sa che non l'hanno neanche capita come si esce vittoriosi dalla guerra mondiale. È chiaro, non l'hanno capita. Ok, dai, ci auguriamo che non ce ne sia una terza, però nei fatti la terza guerra mondiale è già incominciata, non si gioca più con i cannoni, si gioca con gli strumenti finanziari. Ciao ragazzi, alla prossima.